Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuti alla 363esima puntata del podcast di Psinel, episodio 363. Negli ultimi 10 anni abbiamo parlato in lungo e in largo di consapevolezza. Abbiamo visto quanto sia importante imparare a restare nel presente e diventare via via sempre più consapevoli di noi stessi e del mondo che ci circonda. Tuttavia, questa idea di restare nel qui e ora, di millenaria memoria, non è proprio così chiara, soprattutto quando cerchiamo di applicarla alla vita di tutti i giorni. Oggi parliamo di questo argomento e del perché la gente si rende conto delle cose solo dopo che sono accadute e molto più raramente nel momento in cui accadono. Mi raccomando, seguimi fino alla fine perché la puntata di oggi chiarirà moltissimi aspetti della nostra cara crescita personale e non solo del cambiamento così come viene inteso attualmente. Molto bene, iniziamo! Oh, allora, come stai? Com'è andata questa settimana? Hai fatto i tuoi giochi con le visualizzazioni? Hai notato che cosa è utile visualizzare, che cosa è inutile visualizzare? Se non sai di che cosa sto parlando, questo, come sempre, era l'argomento della precedente puntata, la 362esima, se non sbaglio, sì, mi sembra di sì, dedicata alla visualizzazione. Prima di iniziare, lascia che ringrazi tutte le persone che hanno partecipato al sondaggio. Trovate ancora qui sotto un piccolo sondaggio di pochissimi minuti con pochissime domande che aiuta Psinel a capire meglio quali contenuti produrre e quali prodotti progettare, eccetera, eccetera. Voglio ringraziare tutte le persone che continuano ad acquistare Facci Caso, il mio libro. Se non l'hai ancora comprato, se ti piace il mio stile, corri subito in libreria, ordinalo su Amazon o in qualsiasi luogo tu possa trovarlo. Forse è meglio addirittura in libreria in questo periodo. Quando è possibile? Le librerie sono aperte? Sapete che non lo so in realtà, ma penso di sì. E come sempre tutte le persone che fanno parte e entrano a far parte della galassia di Psinel attraverso i social, Instagram, Facebook, sul sito, nella newsletter, eccetera, eccetera. Siamo sempre di più, grazie davvero a tutti. Come forse ricorderai, i titoli di queste puntate li metto sempre dopo. Dopo aver scritto la puntata, il post, il quaderno degli esercizi, la puntata che stai ascoltando in questo momento. Tuttavia, ho già un titolo in mente e spero e credo che questo titolo sarà quello ufficiale perché penso che possa spiegare quasi tutto, e cioè la consapevolezza retrograda. Per cercare di farmi capire, inizierò da alcune tra le più frequenti domande e obiezioni che mi vengono fatte per quanto riguarda la consapevolezza e in particolare quella che tecnicamente chiamiamo metacognizione, cioè la capacità di renderci conto di cosa ci passa per la mente momento per momento. Ottimo, Jenna, quindi vuoi parlarci ancora di meditazione, insomma, sempre la stessa roba. Beh, un po' sì, caro Psinellino, perché tutta la nostra pratica potrebbe essere riassunta nel concetto di metacognizione, intesa come la capacità di renderci conto di cosa stiamo pensando e provando nel momento in cui spostiamo la nostra attenzione verso il momento presente, cioè momento per momento. Tale capacità è la base per ogni buona crescita personale, se mi segui lo sai, che fa un po' rima con il famoso conosci te stesso. Tuttavia, negli anni, la gente ha preso talmente alla lettera l'idea del qui e ora da creare delle piccole convinzioni limitanti proprio su tale atteggiamento. La convinzione peggiore di tutte recita più o meno così: se non ti accorgi immediatamente, proprio in quel momento preciso, di che cosa stai pensando, di che cosa stai provando, delle tue reazioni, del tuo mondo interiore, ecco, non sei davvero consapevole. Se hai la sana e saggia abitudine di praticare la meditazione quotidianamente da molto tempo, saprai che le cose non stanno proprio così. Infatti chi medita sa molto bene che è difficile accorgersi esattamente di cosa accade in quel momento, proprio in quel momento. Ok, Jenna, ma scusa, non è proprio quello l'intento della meditazione? Accorgermi in quel momento? Sì e no, nel senso che devi renderti conto di qualsiasi cosa accada, anche del fatto di non essere presente.
e se pratichi da un po', sai che la maggior parte della consapevolezza arriva proprio quando ci accorgiamo che non siamo presenti. Ecco un bel paradosso. Diventiamo presenti quando ci accorgiamo che non siamo presenti o che non eravamo presenti. Nella meditazione questo diventa chiaro dopo un bel po' di pratica. Certo, con l'esercizio diventiamo sempre più bravi, sempre più rapidi nell'accorgerci di ciò che ci sta accadendo, ma accade sempre dopo. Ovviamente non accade in quel momento. Non so se mi spiego, altrimenti non accadrebbe, non so come dire. Certo, può accadere proprio in quel momento, ma è qualcosa di molto più raro rispetto alla normalità delle cose. Ecco perché voglio intitolare e vorrei stampare questo concetto con il nome di consapevolezza retrograda, perché ci accorgiamo sempre dopo. Nella vita di tutti i giorni questo fenomeno è evidente e a volte diventa una sorta di piccolo rimorso che recita più o meno così. Cacchio, se in quel momento mi fossi accorto di essere X o Y, se avessi avuto la freddezza di rispondere in quell'altro modo, ecco che forse avrei fatto meglio. Ti è mai successo? Succede a tutti, ma come abbiamo visto, è proprio nel momento in cui ti accorgi di aver sbagliato strada, tra virgolette, che hai la possibilità di tornare sui tuoi passi. Se non sbagli, non te ne accorgi neanche. La consapevolezza è tutta qui. E a volte, quando si parla di restare nel presente, la gente si rammarica, si tratta con poca compassione perché sente di non essere riuscita a cogliere perfettamente il momento presente. In altre parole, per dirlo in termini un po' più orientaleggianti, di cui magari ci occuperemo più avanti, si dice sempre che la compassione deve essere accompagnata dalla saggezza. Karuna deve essere accompagnata da prajna, diciamo così, ecco, poi ne parleremo più avanti. È un po' come se le persone si arrabbiassero di aver sbagliato proprio mentre sbagliano, senza rendersi conto che il fatto di aver notato lo sbaglio è già un piccolo successo, è un piccolo successo della consapevolezza. Nel campo della meditazione è facile rendersene conto e aggiustare il tiro, anzi tutta la pratica meditativa è un po' questo. Basta sapere che lo scopo non è evitare di perdersi, ma è rendersi conto di essersi persi. Nella contemplazione, inoltre, è più semplice perché tutte le tue risorse sono orientate in quella direzione, ma nella vita quotidiana non è sempre così facile. Eh beh sì, è vero Jenna, quando medito il mio scopo è quello di accorgermi che non sono più nel presente e non importa se succede subito o qualche tempo dopo. Esattamente, mentre nella quotidianità ci aspettiamo sempre di diventare consapevoli delle cose in quel momento, e a volte accade, soprattutto quando ci lavoriamo assiduamente, ma per la maggior parte del tempo ce ne accorgiamo sempre dopo. Se a questo ci aggiunge il fatto che in realtà tendiamo a vivere in una sorta di vita indifferita, adesso mi spiegherò meglio, la cosa diventa ancora più evidente. Forse ti starei chiedendo cosa intendo per differita. Allora, la ricerca ci ha dimostrato chiaramente che tra gli stimoli che riceviamo dall'esterno e la loro elaborazione c'è un tempo di attesa, una latenza, proprio come quando usi un programma molto pesante sul tuo computer e per quanto potente esso sia, la risposta non sarà mai in tempo reale. Tecnicamente diciamo che c'è un lag ed è come se noi vivessimo la nostra realtà leggermente in ritardo rispetto a ciò che accade. Lo so, è un po' strano da dire, ma soprattutto per chi aiuta le persone a restare nel presente. Ma è esattamente così, c'è sempre un piccolo lag tra lo stimolo che ci arriva e la sua elaborazione. Pertanto non potremmo mai essere realmente nel tempo presente. Ok, attenzione qua, non voglio rovesciarti il cervello. Siamo nel presente percepito da noi. Ah beh, è vero Jenna, ma allora è impossibile, restare nel presente, no? No, è impossibile restare in un reale presente fisico, ma tu puoi essere presente alla tua esperienza, che sia rapida e catturi perfettamente la realtà in tempo reale o che sia indifferita. E come sappiamo, non è mai in tempo reale. Al di fuori della meditazione, il problema sorge quando le persone si sentono fuori tempo. Perché in fondo tutti sappiamo e conosciamo l'importanza del timing nel contesto. Rispondere per le rime ad una persona con 2 minuti di ritardo equivale a non avergli risposto. Se immaginiamo lo scambio con l'altra persona come se fossimo in un film, ce ne accorgiamo subito.
Ma per quanto dal punto di vista scenico sia fondamentale il timing giusto per ottenere la risposta del pubblico, nella vita di tutti i giorni e per far sì che quelle esperienze diventino degli apprendimenti, dobbiamo imparare a rispettare i nostri tempi e, ancora una volta, essere gentili con noi stessi. Vedi, il miglioramento personale non è una gara con le persone che ti circondano, ma è un confronto con te stesso, non è una competizione. Se la vedi come una gara, sarai costantemente frustrato. Facciamo un esempio, ammettiamo che tu voglia diventare più consapevole di una certa emozione perché stai applicando il nostro meraviglioso e incomparabile metodo RADE. La prima parte di tale metodo, come sappiamo, è dedicata a riconoscere le emozioni. Ah, tra l'altro, siamo stati citati in una tesi di laurea. Ringrazio la dottoressa, adesso non mi ricordo il nome, ma ti ringrazio per la citazione proprio del metodo RADE in una tesi sulle emozioni. Questa prima parte, la R, riconoscere, è la più difficile di tutte, perché molto spesso arriva in ritardo rispetto a quando pensiamo che possa esserci utile. Un amico fa una battuta e tu te la prendi, magari rispondi male e qualche minuto dopo dici a te stesso: ma porca zozza, però se me ne fossi accorto prima di essermela presa, sicuramente avrei lasciato andare, avrei risposto meglio, avrei fatto gli esercizi di Psinel, oppure avrei usato la tecnica segreta dell'aggrudinanto del controllo delle emozioni. Sto scherzando. E a quel punto, nel momento in cui ti accorgi di questo, lo vedi come un fallimento. Scatta un giudizio interiore negativo che invece di rallegrarsi per aver avuto autoconsapevolezza di una propria reazione, diciamo così, sbagliata, tra virgolette, si lamenta perché la consapevolezza è arrivata in ritardo. Ora, la verità è che noi crediamo che quando facciamo le cose per bene non abbiamo consapevolezza. In altre parole, se io sto parlando con un mio amico e l'interazione è perfetta, o con un mio nemico e l'interazione è perfetta, non ho bisogno di metacognizione per comprendere, perché sono all'interno del flusso. Ma in realtà è proprio dall'interno del flusso che veniamo tratti fuori all'improvviso quando ci accorgiamo di aver risposto male o quando abbiamo una consapevolezza retrograda, cioè io torno a casa e penso: però a dire la verità quella battuta forse era fuori luogo. Ma comunque avrei potuto dire meglio quella esperienza. Ora è chiaro che abbiamo più o meno problemi di questo genere. C'è chi tra di noi si fa molte più seghe mentali da questo punto di vista, c'è chi se ne fa molte meno e c'è chi invece proprio non se le fa affatto. No, non è vero, questa terza personalità non esiste, anche se vi dicono che esiste, perché la consapevolezza, o meglio la metacognizione, è quasi sempre leggermente in ritardo rispetto a quel tipo di errore. E quando ci accorgiamo che essa emerge, non dobbiamo rammaricarci, ma dobbiamo fare tesoro di quell'emersione. Dobbiamo congratularci con noi stessi, perché significa che una parte di noi ha capito che c'era un qualche problema e che ci sta invitando ad evitare di farlo nel futuro. Ovviamente, quando stiamo male, possiamo fissarci con queste cose, possiamo fissarci con il fatto di essere sempre a sproposito, di non essere accolti, di non essere accettati, che le nostre parole siano stupide. Ecco, se abbiamo un problema del genere, questo è tutt'altro problema, questo fa parte della nostra vita, dei nostri schemi mentali, aiutiamoci, facciamoci aiutare, meditiamo e quant'altro. Non è questo che intendo, intendo che la maggior parte delle volte ci accorgiamo con un leggero ritardo, in modo anterogrado, potremmo dire così, o retrogrado, scusami, delle cose che sono accadute poco prima. Un po' perché il nostro sistema nervoso è fatto in questo modo, un po' perché in realtà non potremmo accorgercene che dopo, e un po' perché ci illudiamo delle volte, studiando queste cose, di essere presenti, di essere nel qui e ora, che tutto debba accadere in quel momento. Ma vuoi sapere qual è il momento migliore in cui accade? Esattamente il momento in cui te ne accorgi. Che sia in quel momento, o che sia il giorno dopo, o che sia mentre torni a casa. Noi tutti tendiamo a avere dei ripensamenti dopo aver fatto una conversazione, lo abbiamo visto, un effetto psicologico, adesso non mi viene in mente il nome, poi lo inserirò tra le risorse, ma a tutti quanti viene in mente questa cosa qui quando ci allontaniamo. Non intendo proprio questo, ma intendo quelle idee, quel modo di rispondere, quel modo di fare che avremmo voluto utilizzare, ma che non abbiamo utilizzato in quel momento perché è emerso solo dopo. Sai perché succede anche così? Perché quando siamo in interazione siamo emozionati e molte volte non abbiamo pieno accesso al nostro completo potenziale.
ma anche avendo pieno accesso al nostro completo potenziale, continueremo a avere queste piccole illuminazioni in modo retrogrado, cioè molto raramente accadranno in quel preciso momento. E questo succede anche per le cose positive, e voglio spingere la telecamera della tua attenzione anche sulle cose positive. Dovremmo imparare a renderci conto in modo retrogrado anche del fatto di aver fatto del bene, di esserci comportati adeguatamente, di essere stati amorevoli, compassionevoli, di essere stati accettanti, di aver risposto bene, di aver risposto in modo intelligente. Dobbiamo avere anche consapevolezza di quest'altra parte. Bene ragazzi, mi piacerebbe sapere se vi siete accorti quali sono le parti che ho letto, quali sono le parti invece che ho fatto a braccio, perché sto cercando di capire davvero come indirizzare la produzione di queste puntate, perché alcuni di voi mi scrivono: Jenna, incredibile, bellissima la puntata fatta a braccio, non voglio più sentirti leggere perché si sente che legge, e altri che dicono: guarda, ti dico la verità, io non mi sono mai accorto che tu leggessi, per cui vai benissimo, leggi, continua a leggere, che forse è meglio, perché così almeno è un discorso tutto chiaro davanti. A volte sì e a volte no, per cui indovina indovinello, qual è la parte che ho fatto a braccio e qual è quella che invece ho un po' inventato, creato in questo momento? Fammelo sapere tra i commenti. E adesso vediamo insieme, anzi vediamo insieme il timer, un po' come se fossi qua con me a registrare, adesso la registrazione dice che sono sui 22 minuti, direi che è un timing perfetto per iniziare a fare un po' di considerazioni. Cioè, come al solito ragazzi, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, accorgersi è il primo passo. Che arrivi prima o dopo, va bene lo stesso. Inizia a renderti conto che ogni presa di consapevolezza è un piccolo tesoro. Chiaramente puoi farne maggiore tesoro se provi a portarlo nella tua vita. In altre parole, se quella volta che il tuo capo ti ha detto così e tu hai voluto rispondergli cos'ha, se la volta dopo magari ti segni la risposta, scrivi quella cosa lì, la tieni da parte, l'accogli, la studi, la analizzi e magari riesci qualche altra volta a rispondere nel modo con cui avresti voluto rispondere la prima volta, ecco che stai già facendo un gran lavoro. Questo però non significa che altre volte ti potrà capitare di accorgertene dopo, perché quando siamo emozionati, come ben detto prima, quando siamo realmente nell'interazione, è difficile uscire dall'interazione per osservarla e riuscire a cogliersi esattamente in quel momento. Anzi, come abbiamo visto, è praticamente impossibile ed è per questo che dobbiamo impegnarci nella trasformazione di quella consapevolezza, nel caso esaminato adesso, nella consapevolezza comunicativa, e trasformarla in un'azione e trasformarla in un miglioramento. Ovviamente accettare, rendersi conto e basta in determinati contesti, come nella comunicazione, negli errori sul lavoro, nella vita privata, eccetera, non basta. Dobbiamo anche agire e dobbiamo imparare ad agire in modo leggermente diverso. Secondo, sii gentile ma risoluto ed intenzionale. Ovviamente la parte peggiore è non essere gentili con noi stessi. Che cosa succede? Che io mi accorgo in ritardo, divento cattivo con me stesso e in realtà non sto aumentando la probabilità di rendermi conto di quella cosa lì. Mi sto punendo, come nel nostro ciclo dell'attenzione che hai ascoltato molte volte qui su Psynel, hai ascoltato nei miei corsi dal vivo e probabilmente hai letto approfonditamente all'interno di Facci Caso. Che cosa diciamo? Che se noi ci trattiamo male, creiamo quel collo di bottiglia per la crescita personale, ti ricordi la nostra puntata? In altre parole, se io ogni volta che mi accorgo in ritardo della risposta che avrei voluto dare inizio a trattarmi in modo negativo, non sto aumentando la probabilità che la volta dopo io possa rispondere in modo giusto, ma anzi sto aumentando la probabilità di essere ancora una volta incosciente e ancora una volta accorgermi troppo dopo e trattarmi male. Ecco che cosa succede: un circolo vizioso di autopunizione e di errore. E questo cosa succede? Che la mia attenzione, che già è nata a questo negativity bias, la tendenza a vedere le cose negative, aumenterà in modo abnorme le cose negative e tutti i miei errori, spostando tutta la mia attenzione sugli errori invece su quelle poche volte in cui dovrei darmi una pacca sulla spalla perché mi sono accorto di ciò che stava accadendo. Per cui siamo gentili
ma anche risoluti e intenzionali, cioè nel momento in cui ci accorgiamo che abbiamo sbagliato, intenzionalmente torniamo a fare ciò che stavamo facendo. E se nel caso specifico è migliorare la nostra comunicazione, studiamo come rispondere nel modo migliore la volta successiva. Terzo, tieni traccia dei tuoi successi, anche se sono pochi. Anche se saranno di meno, ecco qua la cosa che nessuno ti dice, saranno di meno le volte in cui ti accorgerai dell'errore e ti congratulerai con te stesso per questo, e le volte in cui te ne accorgerai dopo e invece di congratularti ti tratterai male. Ecco, tieni traccia dei tuoi successi, tieni traccia di quella volta o di quelle volte che sei riuscito a rispondere nel modo con il quale avresti voluto rispondere, a quella volta che invece di lasciarti prendere da quei pensieri, da quelle emozioni, da quelle idee, le hai lasciate andare per vivere al meglio la tua giornata, per guardare negli occhi tuo figlio, per ascoltare una canzone, per gustare quel piatto di pasta, per qualsiasi cosa tu stessi facendo in quel momento. Tieni traccia anche dei successi della tua metaconsapevolezza. Quarto, insisti con consapevolezza. Ovviamente per continuare a fare questo giochino, la tecnica migliore, la palestra migliore, indovina indovinello, è la nostra cara meditazione, che è tutta composta proprio di questo giochino. Cerco di mantenere l'attenzione nel momento presente, o meglio mi connetto a ciò che sento nel qui e ora, la mente mi sfugge, me ne rendo conto, mi perdono e gentilmente torno nel momento presente. Ancora e ancora, è come prendere una pallina, lanciarla contro un muro, tra virgolette, e imparare a darci di testa, di spalla, con i piedi, con qualsiasi parte del corpo, e ogni volta che sbaglio recupero la pallina e gentilmente ritorno. Più volte riesco a tornare gentilmente e più forte diventano quelle parti di me stesso, e anche quelle parti neuroanatomiche, ormai sappiamo, della consapevolezza, dell'attenzione, della capacità di essere intenzionalmente attivi e presenti nella nostra vita, nella nostra realtà. Quindi ragazzi, evitiamo di preoccuparci se abbiamo una consapevolezza retrograda, cioè se ci rendiamo conto in ritardo, è naturale che ci rendiamo conto in ritardo per tanti motivi, per quelli che abbiamo esaminato, per come è fatta la realtà, per come siamo fatti noi, per i nostri schemi mentali, per quanto o poco ci emozioniamo nelle situazioni sociali, per quanto poco sopportiamo l'idea di sbagliare, per quanto poco siamo gentili con noi stessi. Insomma, sono tante cose di cui abbiamo già parlato, ma è bene ribadirle. È bene ribadire che stare nel presente significa essere nel tuo presente, non essere nel presente delle persone, delle altre persone o nel presente vero e proprio fisico, perché la nostra vita è sempre leggermente indifferita, ha sempre un lag, per usare una terminologia computeristica molto da boomer probabilmente. Bene ragazzi, guardo il timer e vedo che sono quasi 30 minuti, spero di aver dato dei consigli interessanti, li ho dati un po' sottovoce, spero che l'audio si senta bene, fammi sapere se hai capito quali sono le parti che ho fatto a braccio e quali sono le parti invece che ho letto, perché mi piacerebbe sapere davvero che cosa ti è piaciuto. E fammi sapere anche che cosa ne pensi di questo concetto di consapevolezza retrograda, perché secondo me dobbiamo approfondirlo ancora di più, è importante non tanto nella meditazione, che è, diciamo così, costituente, strutturale della meditazione, è importante nella vita di tutti i giorni. E spero ancora una volta di averti dato tanto cibo per la mente, per pensare, per migliorare te stesso, per migliorare le persone che ti stanno accanto. E come sempre ti ricordo che puoi ricevere le raccolte delle migliori puntate sui temi della meditazione, della gestione delle emozioni e della gestione dell'ansia iscrivendoti via email ai link che ti lascio sotto in descrizione e che puoi scaricare l'app di Clarity per imparare a meditare gratuitamente. E se deciderai di abbonarti, oltre a sostenere il podcast e la natura, troverai un sacco di contenuti per il sonno, tecniche di rilassamento, mini corsi di crescita personale ed esercizi per allenare le tue risorse interiori. E inoltre ti invito a fare anche il questionario che trovi qui sotto per migliorare Psinel e per migliorare tutto il resto. Bene, io ti ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Come al solito ci sentiamo giovedì mattina per la nostra consueta live, ci vediamo sui social per le nostre passeggiate e come sempre ti auguro una splendida giornata. Ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinel.com.